Non è la notizia che i fan di Yo-Kai Watch aspettavano, ma è comunque qualcosa di davvero carino. È carino come i fan di Yo-Kai Watch ancora si impegnino a dare la loro lealtà al level 5, cosa che faccio anch'io per Inazuma Eleven, ovviamente. Però almeno i fan ci tengono davvero davvero tanto. Fin troppo a dire il vero. Comunque, come vediamo in questo video di 50 secondi, ma è comunque un fermo immagine, ci sarà un direct riguardo Yo-Kai Watch, tutti i progetti creati e portati avanti dai fan. Vediamo un po' cosa dice. Ciao ragazzi, sono qui con nuove eccitanti news per la community di Yo-Kai Watch. Terrò uno Yo-Kai Watch Fan Project Direct, quindi un direct con i progetti dei fan di Yo-Kai Watch, che andrà in onda questo maggio sul canale nel quale è pubblicato il video. Poi magari vi lascio il link in descrizione se volete andare a dare un'occhiata. Il direct mostrerà alcuni degli ultimi progetti della a cui la community ha lavorato. Ora, ci sono in programma 9 progetti da vari creators della Yo-Kai Watch Community. Ora, 9 progetti. Un po' troppi. Facciamo un attimino il calcolo. Yo-Kai Watch 4, traduzione. 1. Yo-Kai Watch Blasters 2. Una possibile traduzione parziale di Yo-Kai Watch Puni Puni? Va bene. Perché gli eventi a tradurli settimanalmente è un po' una chiavica, quindi diciamo parziale, dai. Yo-Kai Watch Puni comunque. Yo-Kai Watch 1 per Nintendo Switch, va bene. Yo-Kai Watch World, 5. Un fangame, no, mettiamoci pure quello, 6. Garapo Rhythm, Kunitori Wars, 8. E Sangokushi 9. Ho preso? Questi sono tutti quanti i progetti ancora attivi di Yo-Kai Watch. E sono 9, quindi ho preso tutto, ci ho preso. In teoria. Perché questi 9 sono gli unici progetti ancora non tradotti al di fuori del Giappone. E che non arriveranno mai a questo punto. Il problema è che la mia coccia bacata non ha pensato che i progetti potessero riferirsi anche ad altro al di fuori dei giochi. Ma io penso solo ai videogiochi e quindi per me dovevano essere per forza 9 giochi. Vediamo cosa hanno da dirci. Unisciti al Discord per tutte quante le informazioni e c'è in descrizione nel loro video. Io mi sono unito, non c'è nulla ancora per il momento, ma ha detto che vuole fare un direct ogni 6 mesi. Uno a novembre sempre e sicuro. Dato che Level 5 non ha intenzione, secondo alcuni recenti aggiornamenti, poi vediamo, bisogna vedere se è vero o no, perché a quanto pare in Nord America, la licenza di Yo-Kai Watch non ce l'ha più nessuno, sembra che anche Viz Media se ne voglia liberare, perché Viz Media pubblicava il manga, nessuno avrà Yo-Kai Watch in mano, in Nord America. Quindi potrei anche prenderlo io, sborsando qualche migliaio di euro. O dollari in questo caso. Quindi chiunque voglia prendere Yo-Kai Watch in America in mano è liberissimo di farlo. Il problema è che non vende più in Nord America Yo-Kai Watch. Non vende proprio. Non va. La community però ancora è bella e forte. E non ci resta altro che aspettare il prossimo mese. Con nuove informazioni e vi darò un aggiornamento sul direct quando appunto uscirà e farò una reaction e poi la posterò sul mio canale ovviamente. Aspettiamo e vediamo. Yo-Kai Watch non è morto. Non ancora.